Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Prende il via Euro 2024, il campionato europeo che si svolge in Germania dal prossimo 14 giugno fino alla finale del 14 luglio. 24 le squadre ammesse al torneo, 20 le consideravamo già uscite dai gironi di qualificazione. Una poi era la Germania, padrona di casa. Mancavano le ultime tre squadre che dovevano venire fuori dai playoff di Nations League, suddivisi nelle varie leghe, Lega A, Lega B e Lega C. In caso di posti vacanti, poi squadre di altre leghe potevano prendere il posto nelle leghe superiori fino alla Lega D. Cominciamo proprio dalla Lega A, che vedeva di fronte nella prima sfida la Polonia, squadra di Lega A non qualificata direttamente, sfidare l'Estonia, squadra di Lega D, che è stata la migliore di quella lega. La sfida però non ha avuto storia, 5-1 per i polacchi, a segno con Frankowski, Zieliński, Piotrowski, mezza autorete questa e Siamaski. A nulla è servito il gol della bandiera dell'Estone Ussar, quindi 5-1 per la Polonia nella prima semifinale di Lega A e quindi accesso in finale, dove ha trovato il Galles, vittorioso per 4-1 nella sfida contro la Finlandia. Le reti per i gallesi di Brooks, Williams, Johnson e James, per i finlandesi a segno Pucchi. Quindi Galles in finale contro la Polonia. La sfida si è decisa ai calci di rigore, dopo 0-0 dei tempi supplementari. Ad avere la meglio sono stati i polacchi, che quindi con il rigore finale di Piątek si qualificano per la fase finale dell'Europeo. Passiamo alla Lega B, dove c'era la prima semifinale, quella tra Israele e Islanda. La sfida è stata vinta dagli islandesi per 4-1, grande protagonista il genuano Gudmundsson, autore di una tripletta, Zahavi su calcio di rigore per Israele, poi la rete finale dell'islandese Traustason qualificano gli nordici per la finale. Nella seconda sfida, di fronte la Bosnia e l'Ucraina, successo della squadra dell'ex CT Shevchenko, Dedic vantaggio bosniaco, poi Jaremčuk e Dobbik ribaltano il risultato per l'Ucraina, che quindi va in finale a sfidare l'Islanda. La sfida, che si è giocata in campo neutro per le note vicende che succedono in Ucraina, è stata vinta anche in questo caso dall'Ucraina per 2-1, vantaggio islandese ancora con Gudmundsson, ma Zigankov e Mudrik ribaltano il risultato e qualificano l'Ucraina per la fase finale del campionato europeo. Passiamo alla Lega C, nella prima semifinale la Georgia, priva di Kvaratskhelia nella semifinale contro il Lussemburgo, la sfida è stata vinta dai georgiani per 2-0 con la doppietta di Tsitsipas, nome un po' complicato da pronunciare. La seconda semifinale invece, partita senza storia, quella tra la Grecia e il Kazakistan, 5-0 in favore dei greci con le reti di Bakasetas su calcio di rigore, Pelkas, Ioannidis, Kurbelis e l'autorete finale di Tapalov, quindi 5-0 finale per la Grecia. Finale tra Georgia e Grecia, 0-0 dopo i tempi supplementari ai calci di rigore. Storico successo della Georgia, che si qualifica per la prima volta alla fase finale di un campionato europeo con il rigore finale segnato da Kvaratskhelia. Questi georgiani hanno nomi sempre molto complicati. Quindi abbiamo il quadro completo delle squadre qualificate al campionato europeo in Germania. Germania che però non è una novizia in quanto a finali europee, infatti è la seconda volta che ospita il torneo. La prima è stata nel 1988, quando era ancora divisa in due, in Germania occidentale in questo caso. L'Italia dell'allora CT a Zeio Vicini si spinse fino alla semifinale, poi eliminata dall'Unione Sovietica. La finale, ricorderete la famosa partita dell'Olanda vinta proprio contro i sovietici per 2-0 con il famoso gol di Van Basten al volo, quello al limite dell'area sotto l'incrocio, passato alla storia. Passiamo quindi al racconto della fase finale del campionato europeo in Germania, che come detto si svolgerà tra il 14 giugno e il 14 luglio prossimi. Cominciamo con il gruppo A, ovviamente quello dei padroni di casa della Germania, campioni continentali per tre volte, la prima nel 72, poi nell'80 e poi da Germania unificata nel 96. Nel suo girone sono inserite la Tartan Army, la squadra della Scozia, poi i Magiari dell'Ungheria e i Rosso Crociati della Svizzera, quindi un girone tutt'altro che semplice per la National Mannschaft, padrona di casa. Passiamo al gruppo B, il gruppo dell'Italia di Luciano Spalletti, campione in carica, suo secondo titolo continentale, ricorderete benissimo, nel 2021, anche se formalmente il torneo si doveva svolgere nel 2020, il primo successo risale al 1968. Nel girone troverà la Spagna, tre volte campione d'Europa, le Furie Rosse hanno vinto il titolo nel 64 e poi più recentemente nel 2008 e nel 2012, poi ci sono gli scaccati, la nazionale della Croazia e infine le Aquile dell'Albania.
Passiamo al gruppo C, il gruppo che vede i Boys, la nazionale della Slovenia, la Danimarca, le Dinamiti, reduci nel 92 dall'incredibile successo europeo da ripescati, infatti in quell'edizione non dovevano neanche partecipare, poi ripescati a posto della Jugoslavia, esclusa per la guerra che era scoppiata nei Balcani, le Aquile Bianche della Serbia e infine la grande favorita di questo girone, la nazionale dei Tre Leoni, la nazionale dell'Inghilterra. Passiamo al gruppo D che vede inserito in questo girone le Aquile della Polonia, gli Orange, i Paesi Bassi, campioni come detto nell'edizione tedesca del 1988, poi la Das Team, la squadra dell'Austria e infine la Francia per i due titoli continentali dell'84 e quello del 2000, ricorderete benissimo la finale contro l'Italia decisa dal Golden Goal di Trezeguet. Passiamo al gruppo E, l'unico che non prevede squadre che hanno in bacheca titoli europei, infatti ci sono i Diavoli Rossi del Belgio, i Falchi della Slovacchia, i Tricolori della Romania e una squadra proveniente dai playoff, i Giallo-Blu dell'Ucraina. Passiamo infine al gruppo F, dove sono inserite la squadra della Luna e le Stelle, la Turchia di Vincenzo Montella, i Crociati della Georgia provenienti dai playoff, il Portogallo per la Seleção da Quinas, il titolo europeo molto recente, quello del 2016 nella finale contro la Francia e infine la nazionale della Cechia. Le città che ospiteranno il torneo sono l'Allianz Arena di Monaco, che ospiterà la gara inaugurale del 14 giugno, poi ci sono Dortmund, Stoccarda, Gelsenkirchen, Francoforte, Amburgo, Düsseldorf, Colonia e Lipsia. La finale del 14 luglio si svolgerà all'Olympiastadion di Berlino, che fu anche teatro della famosa finale mondiale del 2006 vinta dall'Italia di Lippi contro la Francia. Bene, si conclude qui questa puntata sul campionato europeo di calcio. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!